Saranno 7 i comuni che beneficeranno di 3 milioni e mezzo di euro messi a disposizione dalla Regione Toscana. Serviranno per riqualificare zone urbane già esistenti. Rigenerare il tessuto urbano? Questo sarà reso possibile grazie alla legge regionale 65, che permetterà di aiutare i comuni a contrastare il degrado e limitare il consumo di nuovo suolo con la trasformazione del patrimonio edilizio già esistente. Con questo protocollo e con queste risorse cerchiamo di aiutare i comuni a investire nella rigenerazione urbana e quindi nel contrasto di nuovo consumo di suolo. Questo ovviamente può avvenire anche attraverso un intervento che in questo caso fa il pubblico in cofinanziamento alla regione con i comuni stessi per riqualificare alcuni edifici pubblici, siano esse scuole oppure edifici storici, e anche intervenire sulle infrastrutture, quindi riqualificando e migliorando realtà legate alla marciapiedi, aree verdi, aree attrezzate, comunque tutto ciò che fa parte del tessuto urbano che è necessario riqualificare per dare in questo modo anche uno stimolo importante per ulteriori investimenti privati. Gli accordi per cofinanziare queste opere che la Regione Toscana ha firmato sono di 3,4 milioni di euro con 7 amministrazioni comunali, ovvero quelle di Arezzo, Calenzano, Chianciano Terme, Colle Valdelsa, Pietrasanta, Prato e Scarperia San Pietro. La somma totale però degli investimenti che saranno realizzati ammonta a quasi 9 milioni di euro. Questo tipo di intervento e quindi lo studio che è stato fatto sull'area di rigenerazione urbana nell'ambito di questo progetto promosso dalla Regione ha dimostrato che ci possono essere interessi reali da parte dei privati ad intervenire, a riqualificare, e il dibattito soprattutto che si è generato a seguito appunto di questa normativa e della successiva fase di sperimentazione che è in essere ha dimostrato proprio che questo tipo di processo e la semplificazione che deriva da questo processo può determinare anche degli interventi concreti.